Dal Vangelo secondo Matteo. Ecco, non c'è nel libretto di oggi perché è preso da ieri, dal Vangelo di ieri. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Ecco, questa parola di Gesù è particolarmente importante all'inizio di questa Quaresima. Siamo nel secondo giorno e non per caso è stata messa nel Vangelo di ieri, mercoledì delle ceneri, perché ci può aiutare proprio a fare una bellissima scoperta nella nostra vita e anche a impostare bene quello che facciamo nella preghiera, nel digiuno, nelle opere di carità. Gesù innanzitutto ci prega qui e di nuovo di guardarci da quello che lui chiama a volte il lievito dei farisei, che è la dipendenza dal giudizio degli altri, dalla stima degli altri, fare le cose buone per essere ammirati, per essere ricompensati, per essere... perché gli altri ci ringrazino, per essere qualcuno ai loro occhi. Ecco, questa intenzione devia da Dio lo scopo della nostra vita, del nostro agire. È una forma di deviazione morale, è una forma di mondanizzazione in cui noi cadiamo quasi senza accorgerci a volte. Quando la relazione con Dio è debole, la dipendenza dagli altri è forte. Questa dipendenza da Dio o la dipendenza dagli altri sono come due piatti di un'antica bilancia. Se uno pesa troppo, l'altro non pesa e viceversa. E allora Gesù ci spinge ad agire per amore del Padre, perché Dio Padre sia contento di noi, perché noi possiamo sperimentare la gioia di vivere per Lui e di avere la sua, Gesù dice, ricompensa. Questa ricompensa non è qualcosa, sì, a volte si esprime anche in doni concreti, visibili, sensibili, ma soprattutto è il suo amore nel nostro cuore adesso e poi in futuro, quando oltre la morte saremo immersi come in un oceano di luce e di amore. Ecco, quando noi facciamo il bene per la ricompensa umana, assomigliamo ad Esaù che ha perduto la sua eredità per un piatto di lenticchie. Cioè, per una piccola cosa umana perdiamo il tesoro che ci viene dall'amore di Dio. Ecco, poi oltre che agire come Gesù vuole nelle opere buone, questa parola ci invita a fare una grande scoperta e io spero che in questa Quaresima possiamo farla tutti, una bellissima scoperta. Quello che Gesù dice con queste parole misteriose: il Padre tuo
vede nel segreto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio tuo Padre ti segue con un amore immenso ed è presente nell'intimo del tuo cuore. È presente, c'è, anche quando tu non ci pensi e hai la testa altrove. L'amore di questo Padre c'è e vorrei indicarti due segni da cui tu puoi capire la presenza del Padre in te. Il primo segno è la tua vita, l'essere vivo, l'essere viva. La vita che tu hai è il soffio dell'amore di Dio Padre in te. Tu non ci saresti se questo Padre non ti avesse generato e non ti mantenesse in vita. Quindi, man mano che tu diventi consapevole di questo segno, puoi unirti a Lui, puoi ricordarti di Lui. Eterno Padre non c'è solo quando vieni in chiesa e non c'è solo quando ti comporti bene, c'è nel profondo del tuo essere, della tua vita. Ecco perché l'inferno è una cosa terribile, perché pone noi stessi in contraddizione, in ostilità con la parte più profonda della nostra vita, perché non abbiamo accettato la sorgente della nostra vita, che è Dio stesso. Invece quando noi accettiamo noi stessi, accettiamo Dio, origine del nostro esserci, ci apriamo alla sua vita, allo sguardo del suo amore. E poi c'è un altro segno, ancora più potente, della presenza del Padre in te, che è quello di amare. Se tu ami, vuol dire che il Padre agisce in te e attraverso di te. Nell'amore si dispiega in te la potenza del Padre. Ecco quello che Gesù, con una parola un po' misteriosa, indica che il Padre vede nel segreto, nel senso che ti accompagna in un modo profondissimo. Sant'Agostino dice, dopo la sua conversione a Dio, tu sei più intimo a me di me stesso. Diciamo una volta, che questa è una grande verità, anche se non la capiamo del tutto. Tu sei più intimo a me di me stesso. E allora, perché questa scoperta cresca, ti invito a fare qualcosa oggi di bene, e in famiglia, fuori, o anche una preghiera, e devi dire, prima di farla, all'Eterno Padre, per te, per essere la tua gioia, non per altri scopi. Diciamo una volta, per te, per essere la tua gioia e non per altri scopi. Così sia.